Chi soffre di depressione si sente molto spesso solo, un senso di solitudine che può coinvolgere anche i familiari che si sentono impotenti, isolati e disorientati. Per aiutare i pazienti e chi li assiste è nata Giada, una app per telefoni cellulari e smartphone, realizzata da Edra con il supporto di Lundbeck Italia e studiata con un gruppo di esperti delle principali società scientifiche di psichiatria. Questa app sulla depressione mette insieme tre punti di vista diversi e tre esigenze diverse: quella del paziente, quella dei familiari del paziente e quella dell'equipe terapeutica. Mettendo insieme i dati, le esperienze, le impressioni, le concretezze di ognuno di questi tre protagonisti, noi riusciamo ad avere una sintesi che è la terapia migliore a evitare che il paziente interrompa la terapia, non faccia tutto quello che c'è bisogno di fare, non ascolti i consigli dei familiari, non segua le prescrizioni del medico. Grazie a Giada, il paziente può descrivere il suo umore attraverso una valutazione personale o un questionario di autovalutazione. In questo modo il paziente può monitorare le evoluzioni nel tempo del proprio umore e condividere con il medico i risultati durante la visita successiva. In più, Giada permette alla persona che soffre di depressione di monitorare la propria aderenza al trattamento, ricordando esattamente cosa prendere, in quale dose e quando farlo. E anche i familiari e il medico possono verificare che il paziente stia seguendo la terapia. Inoltre Giada è anche uno strumento per motivare il paziente a raggiungere nuovi traguardi. La app infatti permette di identificare obiettivi nella sfera familiare, lavorativa e sociale e di monitorarne con regolarità il raggiungimento. Sicuramente l'app Sensation è un percorso che ha a che fare con il rapporto medico-paziente. Non solo. Questa app si interfaccia all'interno di questo passaggio. Perché? Perché è un'app che lavora con il medico, il paziente, il caregiver, tenendoli informati ognuno di quello che è la condizione di salute, i progressi, ma anche la possibilità di settare degli obiettivi del paziente e di ricordare l'importanza dell'aderenza farmacologica.